Maltrovati, boccaloni! Pronti per una partitina ai videogiochi? Dimenticate tutto quello che sapete sulla realtà aumentata, perché questa è talmente aumentata che può disintegrare i giocatori anche nel mondo reale. Scopriremo cosa fare quando una vecchia assassina utilizza il mondo virtuale per mietere le sue vittime e soprattutto come sconfiggere il videogioco mietitore nel film Stay Alive. Stay alive. Dopo la nostra prima live ci stava un bel video a tema videogiochi. Tra l'altro è passato quasi un anno dall'ultimo video di questo tipo, ve lo ricordate? Choose or Die. Come? Non l'avete ancora visto? Andate a recuperarlo e non fate gli stronzi. Ok, il film di cui parliamo oggi è uscito la bellezza di 17 anni fa, ma alcuni di voi potrebbero trovarci dentro ancora qualche spoiler andato a male. Quindi fate attenzione. Tutti gli altri possono cominciare a mettersi scomodamente scomodi, io comodamente e voi scomodi, e prepararsi per un nuovo episodio di Mangia Movie. Momento! Quasi dimenticavo, devo complimentarmi con Elvio Francia, il primo ad accorgersi che nello scorso video non si è visto il magnifico premio del boccalone d'oro nonostante io l'abbia assegnato. Quindi per compensare ecco a voi una pioggia di boccaloni d'oro. Poi volevo anche salutare il gran boccalone Dottor Heimer, che durante la prima live del Mangia Movie ha indovinato che film avremmo sconfitto oggi con un solo piccolissimo indizio. Bravo, Dottor Heimer, complimenti! Come? Non avete seguito la prima live del Mangia Movie? Beh, non vi preoccupate, avrete modo di recuperare, sì, perché il Mangiaverso è in continua espansione. Ma ora basta, abbiamo già perso troppo tempo, quindi vai col filmaggini! Un ragazzo di nome Loomis sta provando la versione beta di un videogioco chiamato Stay Alive. È un survival horror tutto scriptato in cui alla fine il suo personaggio fa una brutta fine finendo appeso per il collo. Dopo il game over, Loomis chiama il suo amico Hatch e lo invita a casa sua, ma questi declina l'invito e gli dà appuntamento al giorno successivo. Durante la notte però Loomis sogna la sua morte nel videogioco e si sveglia di soprassalto. È andata via la corrente, quindi si aggira per casa facendosi luce con il solo accendino. Qualcosa però non quadra. Ci sono dei rumori e delle ombre inquietanti. Il tizio comincia a farsela sotto e corre dai suoi coinquilini, che però sono belli che schiattati. Ancora inorridito dai corpi smembrati dei suoi coinquilini, il povero Loomis viene afferrato per il collo e appeso. Esattamente come nel videogioco che aveva giocato qualche ora prima. Game over, mio caro. Il giorno dopo Hatch si reca regolarmente in ufficio e dopo una leggera sfuriata del suo capo gli viene anche comunicata la notizia della dipartita del suo amico. Ah, proprio una bella giornata di merda. Il ragazzo va dunque al funerale del suo amico dove conosce Abigail, una ragazza che fa foto in momenti poco opportuni, e dove incontra Emma, la sorella di Loomis, che gli consegna una borsa con tutti i vecchi videogiochi del fratello. Dopo il funerale Hatch e alcuni amici, compresa Abigail, si riuniscono per provare tutti insieme il gioco ritrovato tra le cose di Loomis. A loro si aggiunge anche Miller, il capo di Hatch, che partecipa online direttamente dal suo ufficio. Il gioco inizia ma si ferma subito su una schermata su cui appare la preghiera di Elizabeth. Tutti premono tasti a casaccio per andare avanti ma non succede nulla. I ragazzi allora cominciano a recitare quanto scritto sugli schermi e il gioco sembra sentirli andare avanti. Ma decisamente molto strano. Dopo la creazione dei vari personaggi è finalmente arrivato il momento di un po' d'azione. A differenza di quanto visto prima, il gioco si rivela essere uno sparatutto in prima persona in cui bisogna far fuori un esercito di bambine demoniache. Miller però, allontanatosi dal resto dei giocatori, viene eliminato e sul suo schermo compare la scritta Game Over. Nello stesso istante un'ombra si muove velocemente nel suo ufficio. L'uomo pensa sia solo un gioco di luci e saluta gli altri giocatori che hanno a loro volta interrotto la partita. A questo punto si prepara per lasciare l'ufficio e tornare a casa, ma viene continuamente distratto dai rumori che lo circondano. Torna dunque nel suo ufficio e si accorge che il suo joypad era caduto a terra e continuava a vibrare. Si china per raccoglierlo, ma non appena si rialza una figura maligna si materializza alle sue spalle e in un batter d'occhio lo attacca, riproponendo il game over anche nella vita reale. Ah, veloce e indolore. Quasi. Beh, di certo non c'erano molti modi per cavarsela in questo caso, sia per la posizione del povero boccalone, sia per la velocità con cui si svolge il tutto. Di sicuro il buon vecchio Miller sarebbe potuto andare via un quarto d'ora prima, anziché cincischiare in ufficio e controllare ogni ombra e rumore. Certo, nessuno poteva pensare che di lì a poco sarebbe
schiattato male, ma in questi casi, specialmente dopo un'intensa sessione di gaming, è sempre preferibile non concentrarsi troppo su luci o rumori perché potrebbero essere amplificati rispetto al solito. A dire il vero, a me non è mai successo di vedere o sentire cose strane dopo aver giocato, neanche dopo ore e ore su Halo Infinite. Il mattino seguente Hutch va in ufficio e scopre quanto accaduto. Dopo aver risposto a un paio di domande dei poliziotti lì presenti, il ragazzo ritorna dai suoi amici ed esprime i suoi timori riguardo la possibile connessione tra il gioco e le morti misteriose. Nessuno, tuttavia, sembra prenderlo sul serio. Eppure tutti nel giro di poco tempo sperimentano strane visioni, sensazioni, incontri e chi più ne ha più ne metta. Insomma, il gioco in qualche modo comincia a reclamarli. Hutch decide dunque di vederci chiaro e scopre che Loomis e gli altri sono passati a miglior vita nello stesso identico modo in cui sono deceduti nel videogioco. Una strana coincidenza. L'unico assente per questo racconto è Finn. Il ragazzo infatti è a bordo della sua auto e sfreccia sereno per la strada. Il cielo sopra di lui comincia a farsi scuro. E per controllare cosa stia succedendo, il ragazzo per poco non investe una bambina comparsa dal nulla e va quasi a schiantarsi contro un albero. La ruota dell'auto è bloccata, ma per sua fortuna Finn viene contattato dal resto del gruppo, a cui comunica la sua posizione in attesa di essere recuperato. Pochi secondi dopo aver chiuso la telefonata, però, in lontananza si sente un rumore di zoccoli incessante. E nel giro di un attimo si materializza un'enorme carrozza che travolge il povero sfigato, lasciandolo esanime al suolo. Hutch e gli altri arrivano sul posto, ma trovano solo il corpo senza vita del loro amico. Viene dunque allertata la polizia, che comincia subito a dubitare di Hutch, vista la sua continua presenza sulla scena del crimine. Lui prova a spiegare quanto accaduto ai detective, che ovviamente non gli credono. Anzi, addirittura uno dei due ha la brillante idea di cominciare una partita sotto gli occhi di... E come si chiama? Beh, insomma, chiamiamolo Malcolm. Dicevo, sotto gli occhi di un inutile Malcolm che lo lascia fare senza batter ciglio. Ma prego, agente, vuole farsi una partitina a questo gioco mortale? Avanti, non faccia complimenti. Devo veramente commentare questa scelta? Cioè, il tuo amico è stato appena strapazzato da una carrozza in corsa per colpa di un videogioco misterioso e tu ci lasci giocare il primo che capita a tiro? Non ci hai pensato che quel poveretto con ogni probabilità ci lascerà le penne? Tra l'altro non in maniera casuale, no no no. Succederà qualcosa di difficilmente spiegabile e sono piuttosto sicuro che la polizia poi verrà a chiedervi spiegazioni. Tutti voi siete in qualche modo legati a due morti misteriose avvenute a poco tempo di distanza. Aggiungerne una terza equivale a dire ai poliziotti: vi prego, venite a perquisirmi casa. Dai, dai, vediamo che fine fa questo agente. Sono curioso. Chissà cosa potrebbe succedergli. L'agente infatti farà presto una brutta fine. Dopo essere andato in un negozio di videogiochi per chiedere informazioni su Stay Alive, ritorna in macchina e nello specchietto scorge una figura demoniaca. In un attimo l'inquadratura si allontana facendoci vedere l'auto che si riempie di sangue. I poliziotti ovviamente indagano subito su Hutch e il resto della banda, ma non riescono a trovare nulla che li colleghi alla morte del poliziotto. Contemporaneamente October, la ragazza Dark, scopre delle informazioni utili su Elizabeth Bathory, la contessa del videogioco. Per distruggere la sua anima è necessario trafiggerle il cuore, la gola e la testa con dei chiodi e poi bollirne il sangue. Poi aggiungete salvia, thyme e rosmarino, un po' di tritato, erba cipollina e voilà! Un pranzetto coi fiocchi! Questa scoperta ha però un prezzo. Dopo che Hutch e Abigail si sono ricongiunti con Malcolm, si accorgono che il gioco sta andando avanti da solo, visto che nessuno lo stava più giocando. October invece è fuori a fumare. Viene attirata da una figura che si aggira nella casa di fronte. Entra dentro e si fa strada tra i teli di plastica e il resto del cantiere. Si arma prima con un martello e poi con una sparachiodi. Poi, finalmente, si ritrova davanti il fantasma di Elizabeth. October spara tre chiodi che ovviamente trapassano il fantasma senza scalfirlo. La ragazza tenta dunque la fuga, ma inciampa e viene poi trascinata via da una catena legata al suo piede. Viene poi appesa per i piedi al soffitto, mentre Hutch e gli altri provano miseramente a entrare in casa. Non c'è più tempo però, perché il fantasma, dopo essersi beccato degli insulti dalla ragazza, fa il suo dovere e taglia la gola della povera October, che perisce poco dopo tra le braccia di Hutch. Accidenti. Mia cara October, non so in questo videogioco, ma nel mio personalissimo multiverso videoludico vinceresti sicuramente un upgrade interessante. E il boccalone d'oro. Ma dico io, ma come ti viene in mente di addentrarti da sola in una casa in cui hai visto una figura malvagia? Non lo sai che sei parte di un gioco maledetto che tenta in continuazione di ucciderti? Tra l'altro, dopo la morte di Finn, è ormai chiaro che il gioco può colpire anche se non continuate a giocare e i vostri personaggi sono ancora in vita. Sarebbe quindi stato decisamente meglio avvertire i tuoi amici e studiare un piano prima di attaccare il fantasma. Dubito che avreste realizzato che provare a trafiggere con dei chiodi un essere impalpabile non sia una buona idea. Ma quantomeno entrando
lavorando tutti insieme avreste potuto guardarvi le spalle a vicenda. Una piccola menzione va anche ad Hatch e agli altri. Nonostante fossero circondati da oggetti pesanti e voluminosi, hanno comunque cercato di forzare la finestra dall'esterno, anziché rompere il vetro. I tre amigos decidono dunque di recarsi direttamente a casa degli sviluppatori del gioco. Malcolm però resta nel furgone e continua a giocare in modo da guadagnare tempo. Ah, finalmente qualcuno c'è arrivato! Hatch e Abigail esplorano la casa che sembra abbandonata da lungo tempo. Eppure è così familiare. Certo che lo è, perché si tratta della stessa casa del videogioco. Hatch infatti trova il cimitero nel giardino e la torre in cui è nascosta Elizabeth. Mentre Abigail trova la stanza nascosta dietro l'armadio, e non solo. La luce infatti va via e la ragazza viene circondata da strane bambole e vermi. Hatch sente le urla e corre in suo aiuto, riuscendo a superare gli ostacoli grazie all'aiuto di Malcolm direttamente dal videogioco. Le scene sono praticamente identiche. Grazie all'uso delle rose nel gioco, Abigail viene risparmiata nel mondo reale. La contessa però non prende molto bene questo stratagemma e decide di prendersela con Malcolm. Il ragazzo, nonostante riesca a salvarsi ripetutamente nel gioco, capisce che il fantasma è alle sue costole e scappa via. Anche lui viene inseguito da una carrozza trainata da cavalli, ma riesce a evitarla, cadendo però in un groviglio di rose rosse. Ah, che ironia. La carrozza si ferma, la dama scende e game over anche per Malcolm. Ed è andato via così, in the middle of nowhere. D'altronde non hai iniziato neanche troppo male. Hai avuto la prontezza di raggiungere il joypad per spostare il personaggio e rompere il vetro del furgone per riappropriarti del computer. Hai anche saggiamente scelto di scappare. Peccato però che hai scelto la direzione sbagliata. Se so che sto per essere travolto da una carrozza, piuttosto che correre in uno spazio aperto avrei cercato un riparo più angusto, in cui un branco di cavalli pazzi non possa passare. Ecco qua, la casa a pochi metri da te sarebbe stata una buona soluzione. Non solo ti saresti potuto barricare dentro, ma ti saresti anche ricongiunto con Hatch e Abigail, i quali avrebbero potuto aiutarti, possibilmente. E a proposito di questi altri due boccaloni, quante volte lo devo ripetere che dividersi in questi casi è sempre una pessima scelta? Avete visto come stava andando a finire, no? In questi casi mai dividersi, bisogna procedere sempre insieme. La contessa ha comunque più voglia di me di terminare questo gioco, difatti si mette a inseguire Hatch e Abigail a bordo della sua carrozza. Il ragazzo però chiude la bionda in un mausoleo e poi afferra una rosa dalla borsa e la tiene in mano aspettando l'arrivo dei cavalli, che però a pochi centimetri dalla sua mano si smaterializzano. I due allora si addentrano nei meandri della cripta, dove vengono inseguiti dall'esercito di bambine demoniache. Stavolta però non hanno armi e fucili con cui difendersi, ma solo petali di rosa, che però sembrano funzionare ugualmente. Abigail però rimane bloccata in una stanza senza via d'uscita, ma prega comunque Hatch di andare avanti e portare a termine il gioco. Lo sfigato si fa strada nella casa fino ad arrivare al cadavere perfettamente conservato della contessa e comincia a piantare i chiodi dove richiesto. Nello stesso istante la versione fantasma di Elizabeth se la sta prendendo con Abigail, anche lei ritrovata sia testa in giù. Ma proprio quando il fantasma sta per affondare il colpo, Hatch pianta l'ultimo chiodo facendo sparire per sempre la contessa e la sua controparte virtuale. Chissà se nelle impostazioni del gioco c'era la difficoltà a boccaloni. Forse con quella sareste andati un po' meglio. Sì, perché il corpo di Elizabeth riprende vita e si libera facilmente dai chiodi appena piantati. Si avvicina al povero Hatch, che nonostante sia di spalle si è accorto della sua presenza. Qui però l'insight. Ah, da quant'è che non usavo questa parola? Vi ricordate in quale video l'ho citata per la prima volta? Vediamo un po', scrivetemelo nei commenti. Comunque dicevo, ah sì, l'insight. Hatch realizza che può usare la scocca del portatile come specchio e soggiogare così Elizabeth. Una sorta di mix tra Dorian Gray e Medusa. Il piano funziona e il fantasma non riesce a reggere la sua immagine riflessa. Il ragazzo ne approfitta per dar fuoco al liquido che c'è per terra, che in un attimo divampa. Elizabeth è avvolta dalle fiamme e il povero Hatch non ha via d'uscita. Per sua fortuna però arrivano Abigail e Malcolm. Oh guarda, sei ancora vivo tu! Che aprono la porta e lo traggono in salvo. O per meglio dire, quasi. Boccaloni! I ragazzi saranno pure sani e salvi, ma nello stesso negozio in cui il poliziotto era andato a chiedere informazioni sul gioco arriva uno strano pacco. E indovinate cosa contiene? Ovviamente una ricca fornitura di un nuovo videogioco, Stay Alive!
tu? Ah, tutto bene quel che finisce bene, vero? Voi ve la fareste una partitina a questo gioco in super realtà avanzata? Fatemelo sapere nei commenti. Ditemi anche cosa avreste fatto al posto dei boccaloni del film. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, come al solito. E infine, come ogni boccalone che si rispetti, è vostro dovere attivare quella stramaledetta campanellina per non perdervi nessun video futuro del Mangiamovie. Ora non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per un nuovissimo ed entusiasmante video e come sempre vi consiglio di non mancare. Altrimenti sui vostri computer e sulle vostre console si installerà un simpatico giochetto a cui sicuramente non vorrete giocare. Allora, quello che dovremmo fare stasera dovrebbe essere FNAF Security Breach. Sentiremo il Mangiamovie spaventarsi? Non lo so, io non credo. Sarà il gioco a spaventarsi. Ta-da! Eccoci qui, siamo già dentro. Ci sono premi di vediamo se... Ah, capuz! Mamma mia! Obiettivo sbloccato. Ti sei scagareggiato. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Niente, mi ha visto di nuovo. Guardala qua. Cosa faccio? Scappo? Corro? Corri, corri, corri! Mi prende. No. No, mi sono incastrato. Ah, signor Berede. Spaccato tutto qua. Ho distrutto tutto. Maledetti gattini mannari. Allora, riproviamo.